Oggi vedremo come realizzare una drip cake, ovvero la torta con le gocce, e come servirla ai nostri ospiti. Cominciamo assemblando i dischi di torta con la farcitura. Ho scelto una crema con mascarpone e crema di nocciole, velocissima da preparare e decisamente golosa. È sufficiente amalgamare i due ingredienti nella proporzione che più vi piace. Su 250 g di mascarpone possono andar bene 3 cucchiai colmi di crema di nocciole. Una volta pronta, ricopriamo con un primo strato di crema di burro e lasciamo raffreddare in frigo. Nel frattempo tritiamo alcuni biscotti al cioccolato fino a renderli polvere e li aggiungiamo alla crema di burro avanzata. Riprendiamo la torta, la ricopriamo con la crema e i biscotti e la riponiamo nuovamente in frigorifero. Una volta che la crema di burro è ben indurita, possiamo iniziare a decorare con le gocce di cioccolato. Ho sciolto del cioccolato fondente con un po' di latte perché rimanga morbido una volta raffreddato. L'ho lasciato intiepidire e ora lo verso, aiutandomi con un cucchiaino lungo tutta la circonferenza della torta. A contatto con la crema di burro appena tolta dal frigo, le gocce coleranno un po', raffreddandosi velocemente. Con una spatola rifinisco i bordi e formo dei ciuffetti con la sac à poche utilizzando la crema di burro avanzata. Ho tenuto da parte qualche biscotto intero da posizionare sui ciuffetti, così da completare la decorazione. Infine ho grattugiato del cioccolato che distribuisco al centro della torta. Ed ecco pronta una drip cake che chiede solo di essere mangiata. Ma come si fa a tagliarla, visto che è molto alta e stretta? Procuratevi un tagliere su cui andrete ad appoggiare una fetta grande tagliata partendo da un lato. Una volta sdraiata, potrete dividerla nelle porzioni che preferite. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale per non perderti i prossimi appuntamenti.